Pisa, il sindaco Bitonci annuncia presto un incontro con RFI per la nuova stazione dell'alta velocità. E mentre la procura di Padova si oppone alla scarcerazione dello spacciatore che ha accoltellato i due carabinieri, il governatore Zaia torna a chiedere i militari sulle strade. Furgone Ariete sfonda il cancello e la vetrina del centro commerciale, le brentelle, poi i ladri sradicano lo sportello bancomat e scappano. Invece di utilizzare i soldi della ditta per un lavoro, spende il denaro ai videopoker operaio di Cadone che così finge un sequestro rapina ma viene scoperto. Timbrare il cartellino quando si esce e si entra dalla pausa a caffè, le nuove regole dell'amministrazione per i dipendenti comunali piacciono ai padovani. Consiglieri regionali del PD intervengono sul nuovo ospedale e chiedono che il prossimo assessore regionale sia padovano. La storica statua del commediografo padovano Angelo Beolco, detto Ruzzante, lascerà presto Piazza Capitaniato per traslocare davanti al Teatro Verdi. Buonasera e ben ritrovati con l'informazione di TG Padova. Dunque, l'avevamo già annunciato ieri, il tema della ripresa al centro dell'assemblea di Confindustria Padova che ha eletto il nuovo presidente, ma c'è anche la richiesta di federalismo e soprattutto il sindaco Bitonci annuncia che presto si avvicinerà l'alta velocità a San Lazzaro e ci sarà un incontro importante con RFI. Se saranno confermati i dati del centro studio di Confindustria, direi che potrebbe essere un anno che non solo come uno spartiacque, ma un anno di vera e propria ripresa economica. Il ministro dello sviluppo economico Federica Guidi parla di ripresa da Padova, dove è arrivata per l'assemblea degli industriali. E proprio l'industria padovana ha registrato una crescita della produzione dello 0,1% nei primi 9 mesi del 2014. Un dato minimo che riporta però il segno positivo dopo 2 anni e il 2015 dovrebbe essere migliore. Ma da Padova il neo presidente di Confindustria Massimo Finco auspica anche la sperimentazione di maggiori forme di federalismo. Abbiamo bisogno di continuare verso quella spending review che qua mi sembra che tutti si stiano dimenticando. Io sono d'accordo, Renzi è bravo, ma c'è ancora molta strada da fare e noi quindi, Zaia, vai avanti col federalismo, sono con te. Presente all'assemblea degli industriali anche il sindaco di Padova, Massimo Bitonci, che proprio ieri ha appreso che il governatore Zaia ha sottoscritto il protocollo d'intesa tra Regione, Comune, Camera di Commercio e Confindustria per la redazione dello studio di prefattibilità della nuova stazione dell'alta velocità che dovrà sorgere in zona San Lazzaro e annuncia a breve un incontro con Rete Ferroviaria Italiana. I tempi sono abbastanza brevi perché in realtà noi l'incarico di Massima verrà dato a brevissimo, c'è già uno studio di fattibilità, quindi io penso che in qualche settimana avremo già una prima bozza progettuale che mi servirà già settimana prossima per vedere Ferrovie di Stato. Sulla stessa linea del nuovo presidente di Confindustria Massimo Finco c'è anche l'assessore regionale Elena Donazzan che parla di lavoro e di garanzie per i giovani. Siamo in sintonia, cioè che l'amministrazione pubblica non può essere qualcosa di avulso, lontano, che vive di teorie, deve essere profondamente innervato nel sistema produttivo del territorio a cui ovviamente guarda. E questo ci ha permesso anche di intercettare questi due bisogni. Su garanzia giovani come regione abbiamo veramente crediamo molto, abbiamo creduto e vogliamo che funzioni, vogliamo che i ragazzi abbiano una possibilità, una opportunità di reinserimento nel mondo della formazione o di opportunità di lavoro. Dall'altra c'è questa preoccupazione che io ho di una nuova centralizzazione, diciamo un nuovo centralismo su alcune competenze. Le politiche del lavoro e le politiche formative funzionano se sono legate al territorio. Riportarle nella sede centrale, secondo me, non aiuterà, anzi peggiorerà. Ed ora la rabbia e la preoccupazione dei dipendenti dell'IRA che temono saranno proprio i lavoratori a fare le spese e a pagare le difficoltà del bilancio dell'ente. Ancora qualche istante per vedere il servizio sulla protesta che c'è stata. Dipendenti dell'Istituto di Riposo per Anziani in stato di agitazione dopo la decisione dell'azienda di esternalizzare tutti i servizi della sede periferica di Selvazzano. L'annuncio è arrivato sui sindacati come un fulmine a ciel sereno dopo le rassicurazioni della dirigenza sulla capacità di rientrare economicamente del pesante buco di bilancio. Noi responsabilmente abbiamo accettato anche una situazione di deficit economico e quindi con un'assunzione di responsabilità le cucine e la ristorazione è stata esternalizzata con però i dipendenti dell'istituto. Adesso si
ci si presenta una situazione diversa perché esternalizzano una struttura intera. Per alcuni dipendenti ci sarebbe il trasferimento alla sede centrale, per altri, tutti quelli a tempo determinato, il passaggio a una cooperativa con tutele e stipendio ridotto. Situazione gravissima che non era nell'aria, perché ci avevano preventivato che con l'appalto solo della cucina e della lavanderia ci sarebbe rientrati da un ipotetico buco di cui non avevamo ritorno. Il tutto, sottolineano i sindacalisti, senza alcuna garanzia di un vantaggio economico per l'azienda, visto che i loro bilanci sono sconosciuti e nessun tavolo con le rappresentanze dei lavoratori è stato aperto. La preoccupazione è che non abbiamo trovato in questa amministrazione, in questi dirigenti, una programmazione per il futuro. Dopo due ore di tesissima assemblea, i dipendenti hanno deciso di intraprendere azioni dure per far tornare sui suoi passi il consiglio di amministrazione. Non accettiamo e respingiamo concretamente questa scelta dell'amministrazione e, proprio per quello che mi hanno detto prima i miei colleghi, chiediamo che il consiglio di amministrazione e la direzione sia mandata a casa. Allora torniamo sulla vicenda dello spacciatore libico subito scarcerato dopo aver accoltellato i due carabinieri. Doveva rimanere in carcere, così la procura si oppone al provvedimento del giudice perché è pericoloso, ha già aggredito e può rifarlo. Queste le motivazioni. L'appello della procura è stato depositato ieri mattina all'ufficio del GIP. Entro 10 giorni dalla notifica dell'atto del tribunale del riesame, quest'ultimo dovrà pronunciarsi sulla richiesta di applicazione della misura cautelare massima, ovvero il carcere reclamato per il reato di resistenza. E a proposito di sicurezza, il governatore del Veneto Luca Zaia torna a chiedere la presenza dei militari in strada. Penso che le forze di polizia hanno bisogno di aiuto, penso che abbiamo migliaia di persone del corpo militare, quindi dell'esercito, che si potrebbero impiegare per pattugliamenti. I vespri siciliani si possono fare anche in Veneto, faremmo i vespri veneti e penso che non ci siano tragedie. A noi non danno fastidio gli uomini in divisa sulle nostre strade, negli incroci, nei quartieri. Vengano qui, noi li ospitiamo. Ma la gente che chiede sicurezza oggi, voglio dire la gente che vorrebbe fare le ronde, la gente che vorrebbe difendersi da sola, cosa si può dire? Beh, questo è il segnale di un governo che è assente. Basti pensare che oggi ormai quotidianamente assistiamo a un bollettino di guerra. Questo bollettino di guerra gli si pone fine, a un bollettino di guerra semplicemente con gli uomini e con la certezza della pena, altra cosa sulla quale dovremmo discutere. Operazione antidroga a Padova, spacciava nelle discoteche del Veneto la GBL, la cosiddetta droga dello stupro, 4 arresti in città. Riforniva le discoteche del Veneto di GBL, la potente droga sintetica più tristemente nota con il nome di droga dello stupro. In manetto un insospettabile 53enne veneziano, Giovanni Genovese. La faceva arrivare da Milano. Il suo nome era comparso nell'indagine che a marzo aveva portato all'arresto di uno studente arrivato all'aeroporto di Bergamo con 13 litri di GBL. Poi in manetta era finito anche un noto DJ milanese, diretto fornitore di Genovese, che a Padova invece acquistava hashish e cocaina. Un doppio canale di acquisto e di approvvigionamento di droghe sintetiche nel milanese e di cocaina e hashish invece qua a Padova. I fornitori di cocaina e di hashish a Padova erano dei nordafricani che a loro volta, attenzionandoli, ci hanno portato a questo bazar che è stato poi perquisito, a cui viene contestato il riciclaggio. I soldi provento di spaccio venivano utilizzati per acquistare auto in Germania, Mercedes, Volkswagen e potenti motociclette che poi venivano rivendute in Tunisia. Il blitz nel bazar etnico di via Trieste, utilizzato come deposito e lavanderia del denaro guadagnato illecitamente con la droga. Da qui partiva molti viaggi in bicicletta dei 3 nordafricani che spacciavano tra le piazze e la stanga. Uno di loro, il fornitore più anziano, per evitare la polizia consegnava direttamente la droga a casa dei clienti. Un giro d'affari di centinaia di migliaia di euro, non solo per la cocaina e l'hashish, ma soprattutto per la droga dello stupro che costa 15 euro a dose. Si tratta tra l'altro del sequestro più grande d'Europa, effettuato soltanto dai 13 litri scarsi che sequestrammo al Zoerio, possono venire fuori tra i 30.000 e i 50.000 dosi. Spaccata al centro commerciale Brentella, Sarmaola di Rubano, queste ed altre notizie nel nostro prossimo servizio. Sventrato l'ingresso del centro commerciale Le Brentelle a Sarmaola di Rubano, poco dopo la mezzanotte 6 uomini a bordo di un furgone bianco hanno sfondato il cancello d'entrata del centro commerciale, poi sempre con lo stesso mezzo hanno buttato giù una vetrata. Una volta giunti all'interno hanno legato il bancomat della Cassa di Risparmio del Veneto con i cavi e lo hanno sradicato caricandoselo nel furgone. L'intero colpo è stato però immortalato dalle telecamere di sorveglianza interna che ora sono al vaglio dei carabinieri.
Per ora due auto durante un inseguimento poi scappa a piedi attraverso i campi, ma alla fine viene arrestato. È accaduto nella notte a Piazzola sul Brenta, all'incrocio tra via Trieste e la Valsugana, in località Vaccarino. Un uomo ha forzato un posto di blocco dei carabinieri perché si trovava a bordo di un'Alfa Romeo rubata. Poi però si è scontrato con due auto che sono state mandate fuori strada dentro un fossato. I carabinieri che lo inseguivano sono riusciti ad arrestarlo. In manetta è finito un 33enne nulla facente pregiudicato, di origini veneziane ma residente a Brugine. Si è giocato al videopoker i 600 euro che la ditta gli aveva consegnato per eseguire un lavoro. Non sapendo come giustificare l'ammanco, un 48enne di Cadonega ha raccontato di essere stato sequestrato. L'uomo ha gettato il cellulare e poi ha raccontato di essere stato rapinato e tenuto in balia dei banditi. La moglie, non vedendolo tornare a casa e non sentendolo, ha dato l'allarme chiamando i carabinieri, ma le telecamere hanno ripreso l'uomo mentre entrava in una sala slot. E invece ieri sera un 32enne padovano è stato aggredito e preso a pugni lungo il Listone in pieno centro dopo aver sorpreso e interrotto una coppia in atteggiamenti intimi. La coppia si è ribellata e appunto ha aggredito il 32enne che è stato poi portato in ospedale e guarirà in 10 giorni. E siamo alla politica, il PD Veneto attacca Zaia sulla questione nuovo ospedale di Padova e promette il prossimo assessore regionale alla sanità deve essere un padovano. È chiaro che con 10 anni di assessorato alla sanità regionale veronese si è spostato l'asse preferenziale a Verona. Noi chiediamo e lo faremo sicuramente durante le elezioni elettorali, assicureremo nel programma che l'assessorato alla sanità sarà un assessorato padovano. Se il PD vincerà le regionali, il prossimo assessore alla sanità del Veneto sarà un padovano. Secondo il consigliere Claudio Sinigaglia sarebbe questo l'unico modo per riequilibrare la discriminazione, a suo dire, subita dalla sanità patavina in favore di Verona e Treviso. È chiaro che la Moretti è la prima a portare avanti questa decisione, ma penso che sia fondamentale avere una scelta di fondo di questo tipo, insomma. Il capriccio del sindaco leghista Bitonci rincara la dose. Il capogruppo PD in regione Lucio Tiozzo ha mandato in frantumi anni di lavoro per avere a Padova l'ospedale più avanzato dell'intero nord-est. Qualsiasi soluzione proposta da Zaia a 2 mesi dal voto che osano i democratici è una patacca elettorale che serve soltanto a cercare giustificazioni per non aver realizzato l'opera più importante che doveva partire durante questa legislatura. Riteniamo che l'ospedale poteva e può essere ancora costruito attraverso risorse pubbliche e un progetto che veda la realtà di Padova al centro delle scelte strategiche della Regione Veneto, ma dico ancora di più, strategico dal punto di vista nazionale. Se vogliamo che la sanità veneta continui ad avere quel ruolo straordinario come quello che abbiamo vissuto negli anni passati. Nuove regole per i dipendenti comunali di Padova che dovranno trimbrare il cartellino durante le pause lavorative e non potranno più accettare regali costosi. Abbiamo chiesto alla gente che cosa ne pensa. Il sindaco ha messo delle nuove regole per i dipendenti qua del comune che adesso devono timbrare il cartellino se escono a bere il caffè. Va benissimo. Io quando lavoravo timbravo anche per andare in bagno a momenti, quindi per me va benissimo, è giusto. Quello che conta è che il dipendente si assuma veramente la responsabilità del suo lavoro e questo vale per tutti, insomma. Mi pare che il nostro paese abbia bisogno di rientrare nell'ambito di una giusta responsabilità. Giusto che ci siano un po' più regole, un po' più di severità. Quando uscivo dovevo timbrare, quando rientravo dovevo timbrare ancora. Se superavo X minuti, la caposala mi diceva forse Pia dovresti stare più attento. Ritengo che sia una cosa giusta. Lavorano, hanno stipendio ed è giusto che stiano alle regole. Il sindaco, io ammiro molto questo sindaco perché non grandi cose, ma qualcosa ha fatto di molto importante, che continui così. Sei stipendiato per le 8 ore, deve lavorare 8 ore, c'è la pausa caffè, prende la pausa caffè. Va bene così, anzi il sindaco si deve dare 100 lode questa amministrazione qua, rispetto a quella che c'era prima. Per me sì, è meglio, quando uno lavora deve lavorare e basta. Il caffè è possibile, ma che sia solo un caffè, insomma, non 16 portate come nel Medioevo.
La statua di Angelo Beolco, detto Ruzzante, opera dello scultore padovano Amleto Sartori, sarà ripulita e restaurata prima di traslocare nella nuova piazzetta davanti al Teatro Verdi. La scultura, da 25 anni collocata in un angolo poco noto di Piazza Capitaniato, è attualmente in pessime condizioni anche a causa dei ripetuti atti di vandalismo. La decisione è stata presa dall'amministrazione, spiega l'assessore all'edilizia monumentale Fabrizio Boron, per garantire all'opera una maggiore visibilità. Al trasferimento manca ancora il via libera però della soprintendenza, che dovrebbe arrivare senza particolari problemi. Dietro al monumento sarà apposta anche una targa descrittiva dell'opera e del suo autore, di cui quest'anno cade il centenario dalla nascita. Ed ora, come ogni venerdì, le previsioni del tempo per il fine settimana. Prevediamo per Padova e per il Padovano, per domani già un cielo molto nuvoloso coperto, inizialmente non avremo precipitazioni, poi nella seconda parte di domani, diciamo verso sera, avremo ecco il peggioramento più sensibile con precipitazioni che man mano si estenderanno e diventeranno diffuse, ci accompagneranno per il resto appunto della giornata di sabato, per gran parte di domenica, poi in serata di domenica avremo un miglioramento, ma solo come interruzione ecco dei fenomeni di precipitazione, è solo un'interruzione, solo una pausa, in quanto lunedì già di nuovo avremo precipitazioni, ripeto che purtroppo ci accompagneranno per i primi due o tre giorni della prossima settimana. I venti sono deboli con qualche rinforzo dai quadranti meridionali, le temperature si mantengono al di sopra della media e le minime domani 4-5 gradi, le massime intorno ai 7-8 gradi, per dopodomani avremo addirittura un ulteriore aumento. La politica al centro del dibattito questa sera a Focus a partire dalle 21.05, ospiti in studio con il direttore Luigi Bacialli, ci saranno Nicola Finco, Gennaro Marotta, Lorena Andretta, Rolando Bortoluzzi, Valente Chieregato, Silvano Piazza, Domenico Presti e Renato Miatello. TG Padova termina qui, grazie per averci seguito e buona serata.